rende le perlerie di Bologna 35 chilometri di portici, la più lunga galleria di pietre oggi esistente nel mondo. Al tempo delle invasioni barbariche, il comune non sa dove alloggiare i contadini che si sono rifugiati tra le mura della città. Allora pensa di utilizzare il suolo pubblico appoggiando alle facciate delle case degli avancorti retti da travi. Il materiale impiegato è il legno perché la sistemazione è più economica. L'espediente piace e il legno diventa pietra. Così troviamo il portico negli edifici pubblici del periodo gotico. I greci lo usavano per proteggere le conversazioni dei filosofi a passeggio e per dare solennità alle aree dei templi. L'architettura cristiana lo riprese nei chiostri per la meditazione. Come questo, rustico e bellissimo, con una serie di sorprendenti capitelli. Ma la nostra città, portando il motivo fuori dalle sedi primitive, doveva svolgerlo intorno alle chiese, per le strade, offrendo a tutti la possibilità di passeggiare raccolti in compagnia, come i filosofi greci e i religiosi cristiani. Muratori e carpentieri, artisti di cui spesso non si conoscono i nomi, gli dettero in questo modo un impiego civile di cui prima non c'era stato esempio. Al principio del 400, il portico è già penetrato decisamente nella facciata della casa, determinando una rivoluzione architettonica poiché sostituisce al massiccio basamento il robusto vuoto degli archi. Gli editti comunali proteggono la risoluzione. Ormai, dovunque, si sviluppano e si intrecciano le fughe degli archi come in un grande canestro di terracotta. Nel 500 le famiglie patrizie lo adoperano, oltre che nei cortili, anche nelle loro ville di campagna, lunghe verande dove si possono godere, riparati, i vantaggi della vita all'aperto. Ma il portico è soprattutto un patrimonio della comunità, una parte della casa regalata ai concittadini. Perciò molti patrizi non vogliono fare simili regali, concedere cioè alla plebe di entrare nei loro palazzi e mescolarsi con loro. Chiamano quindi architetti pronti a raccogliere la superba imponenza dello stile fiorentino e costruiscono case senza portico. Un edificio senza portico può essere bellissimo, ma è destinato a vivere per conto suo, isolato dalla strada e dalle altre costruzioni. Mentre il portico costringe alla comunicazione. Fianco a fianco le case si appoggiano in basso ad un ponte comune. Bisogna adattarsi ad ogni costo alle esigenze del proprio vicino. Nasce così un ambiente forse privo di grandi individualità architettoniche, ma legato e omogeneo. Esso possiede quel carattere raro che gli urbanisti chiamano continuum, cioè un valore di continuità. Nel 600 la città è già cresciuta sul motivo comunale del portico con una struttura a tela di ragno. Dal centro si diramano tante strade a raggiera collegate tra loro. L'architettura si è dunque risolta nell'urbanistica creando il clima di una città d'atmosfera. L'atmosfera che si ritrova anche oggi nelle piccole strade della Bologna più antica. Le donne tornano dalla spesa, gli artigiani lavorano nelle officine, i bimbi trasformano in gioco la colonna screpolata degli archi. Nelle strade porticate che sono la casa di una folla curiosa e modesta. Perché il portico è un interno all'aperto, dove i sogni, gli ozi, i pensieri si espandono nel caldo riposo delle macchie di sole, dove la sosta è facile, si possono guardare a lungo le vetrine dei negozi, c'è insomma un invito alle cose terrene. Dalla vicina campagna arriva il fresco sapore della vita paesana che colora i mercati di Rione e anima i gesti esagerati dei venditori ambulanti. È una città che invita a continue visite e incontri. Nelle case umili, come nei grandi palazzi, si aprono improvvise le finestre accoglienti dei giardini.
Il portico fiancheggia il traffico della strada, evitandone i pericoli. Esso risolve in anticipo un problema delle città moderne, poiché garantisce un passaggio sicuro ai pedoni. Forse questa possibilità di andare tranquilli e coperti, gente tra la gente, rende il carattere delle persone cordiale e comunicativo. Un salotto lungo la strada alimenta il gusto della vita creando continui rapporti con gli altri. Ma la pesante galleria senza fine ha bisogno di pause. Le piazze sono il necessario respiro verso il cielo, la rivolta aperta all'eccesso di intimità.